Ed ora eccoci al consueto appuntamento con l'arte, locura Liletta Fornasari. È un grande onore per la nostra città di Arezzo ospitare una personale presso appunto lo spazio espositivo Via Cavour 85 di Walter R. Hubert, famosissimo artista californiano, nato e cresciuto a Pasadena, ma famosissimo nel mondo per aver fondato nel 1976 la compagnia Silver Birchers, una compagnia di design, di installazioni nota in tutta l'intera America. Una mostra, dicevo, che presenta opere in acrilico in cui il grande maestro affronta il tema dell'indefinito, un mondo, un tramite tra il finito e il mondo, diciamo così, illimitato dell'immaginazione, della conoscenza, di una realtà che esce fuori dall'oggettività in maniera totale e che diventa quasi osmotica nell'occhio del visitatore, in quanto attraverso macchie di colore, cosa che come se non avesse assolutamente alcun tipo di fermo, di limite, di qualcosa che non può essere contenuto in uno spazio limitato, il nostro artista ci conduce in un mondo visionario, impercettibile, ma allo stesso tempo fatto di assoluta materialisticità. Un artista che espone solitamente non soltanto in gallerie private, ma anche le sue opere sono note e apprezzate in musei internazionali come quello di Newport. Dicevo quindi un onore perché Arezzo, che ormai si è completamente aperto, o perlomeno ha riscoperto la sua apertura, la sua simpatia per l'arte contemporanea, deve essere fiera di aver ospitato un artista che merita grande successo e onore.